a eseguire quelle sentenze. Non fatto, bisogna sapere. Il botte è una misura di recupero sociale, favorisce il reinserimento, sicuramente chi ha subito una condanna non è che è senza appello. Però quando un tribunale ha stabilito che ci sono delle persone che sono state condannate a interdizione perpetua in pubblici uffici, la gente, la pubblica amministrazione non li può assumere, commette un reato che li assume, per essere chiari. Quindi non è che le norme nascono a caso, perché ovviamente la tipologia di reati di quali si sono macchiate queste persone sono reati gravissimi, omicidi, estorsioni. Ho visto un soggetto che mi ha fatto rabbrividire, che aveva insieme direzione dello spaccio delle sostanze di stupefacenti, tratta di schiavi, riduzione a schiavitù, violenza e stupro nei confronti di minori di 14 anni, rapine, cioè questi soggetti possono lavorare nella pubblica amministrazione? Questa azione che stiamo facendo, che è nuova nella pubblica amministrazione in Sicilia, perché l'abbiamo fatta prima del Sipito, poi l'abbiamo fatta al 118, in altri settori dell'amministrazione, adesso i forestali, non per risparmiare, ma anche per stabilire criteri di giustizia. Chi non può lavorare con la pubblica amministrazione per sentenza, mafiosi e interdetti, non possono lavorare. I soldi che risparmieremo andranno al fondo per la inclusione sociale per i disoccupati. Cominciamo a creare il reddito di cittadinanza con i risparmi che si cominciano a realizzare prendendo le risorse da coloro che non hanno diritto a queste risorse. Magari troviamo qualche giovane che ha studiato, che si è sacrificato una vita e magari può fare un tirocinio nella pubblica amministrazione, con magari pagato, no? Invece di pensare che delle persone che ci sono nomi anche che io rabbrividisco a solo pensiero, no? Con cognomi importantissimi, Brusca, Bagarella, il Raguglia, ha uno stesso cognome di... non so se è lo stesso soggetto, è stato condannato per 416 bis, però di uno degli assassini del marito di Piero Aiello, la cognata di Rita Atria. Cioè parliamo di situazioni che fanno indignare i cittadini, perché il cittadino cos'è che il messaggio che percepisce da queste situazioni? Che i poveri disgraziati, i poveri, quelli che conducono una vita onesta, praticamente non hanno diritto a nulla, mentre i mafiosi, i delinquenti hanno privilegi che sono inaccettabili, perché tanto comandano sempre loro. Allora, questo messaggio non può più passare. Purtroppo spesso la dimensione del fenomeno dei forestali ha impedito di poter fare una... anche lì di intervenire, però io voglio dire molto, molto chiaro ai forestali, le persone che vogliono lavorare, che sono per bene, che sono compatibili con loro, lavoreranno e verranno tutelate da questo Presidente che li difende in ogni circostanza. Esattamente quando ne ha la Lombardia. Le guardie forestali sono una cosa, questi sono braccianti agricoli forestali che sono nell'elenco delle persone che possono lavorare, ripeto. Però non possiamo dimenticare che quando non possono lavorare perché hanno avuto una condanna che esclude questa possibilità, noi non abbiamo scelta e dobbiamo rispettare la legge. Un amministratore pubblico la prima cosa che deve fare è rispettare la legge. Fino adesso è stata rispettata? Non è stata purtroppo rispettata. Nessuno ha verificato negli anni... 20 anni, 30 anni, se le persone che venivano normalmente chiamate al lavoro potessero essere in regola con la legge per la loro possibile, per avere un contratto di impiego, anche temporale, con la pubblica amministrazione.